L'Università di Roma è divenuta la sede ormai classica dei congressi di partito. Questo è il secondo dell'uomo qualunque e Giannini sale a inaugurarlo la scalea degli studi. Il generale Bencivenga presiederà il congresso. L'onorevole Selvaggi e l'onorevole Fieri. Sullo sfondo dell'Italia raffigurata nei suoi naturali confini campeggia la sigla del partito. Selvaggi parla dei laboriosi emendamenti allo statuto. Il pubblico ascolta il discorso di Mastroianni sullo stato amministrativo. Giannini, che già aveva aperto il congresso con una sua critica alla Democrazia Cristiana e alle destre, ora lo conclude. La figlia Gloria contrappunta di un sorriso familiare l'attenzione dei congressisti e gli applausi finali. Per parlare nell'Aula Magna, Giannini ha dovuto pagare una specie di matricola, conclusasi con il simbolico imberrettamento.